Oh, nel frattempo però Di Pietro deve fare attenzione anche ad altre cose, perché adesso la nostra amica Sì. Cuffaro ci spiega che Invito esistono lei, delle cose fra gli amici, terribili, si veniamo a mangiare un chiamano po' di frutta in microgranuli. campagna. I microgranuli, ascolti Ce bene. li facciamo vedere. Qui stiamo parlando sempre dei pesciolini in qualche modo, perché noi partiamo da questo prodotto. Eccolo qui, questo è uno scrub femminile, non so se qualcuno lo usa. Questo è un dentifricio con dei microgranuli. Questi piccoli microgranuli non sono altro che palline di plastica. Eccole qui. Queste palline di plastica sono talmente piccole, sotto i 5 mm, che ovviamente non vengono filtrate quando devono andare, no, in tutto il loro percorso dal nostro bagno, dal nostro armadietto, arrivano direttamente ai fiumi, ai laghi, ai mari. E inquinano Inquinano, moltissimo. ma entrano nella catena alimentare perché vanno nei pesci e chi mangia il Certo. pesce mangia il Oh, ma pesce poi al mi scusi, questo è microgranulo. lo scrub, io non me lo mangio in linea teorica, ma il dentifricio un po' sì. Il dentifricio un po' sì, infatti in realtà inviterei i consumatori a fare Cioè io mi attenzione. mangio dei pezzi di plastica. Mangia dei pezzi di plastica che oltre a non fare bene a noi non fanno bene all'ambiente. Io farei infatti attenzione alle diciture PE e PP, che non sono altro Cioè? che polietilene, polipropilene, che sono plastica dei tappi, ad esempio, è questa, la plastica Sì? Montorio e la plastica quella semplice. Le sigle sono PP e PE, quindi Allora, fate bisogna guardare. attenzione a PP e PE e nel Esatto. frattempo scopriremo dopo la pubblicità che Feltri non si lava i denti, perché lui è avanti, dopo la pubblicità. Allora, stavamo parlando di microsfere, stavamo dicendo che queste microsfere sono composte da plastica che deriva dal petrolio, quindi fanno tanto tanto bene alla salute, che sono contenute anche nei nostri dentifrici e Sì, che per esempio negli Stati Uniti d'America Barack Obama ha bandito 4 cioè, ha detto gennaio. questa cosa qua non si può fare. Quest'anno e dal 2017 è vietato assolutamente distribuire e vendere In prodotti. Italia? In Italia è pochissimo, è stata fatta una risoluzione depositata in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, una petizione, punto. Fine, cioè per il Una giornalista momento. dell'ANSA che se ne occupa, la Magliaro, basta. Poi sono contenta che c'è io. Tagadà! E tagata. La vorrei segnalare. Adesso la Tagata. domanda è: dentro un tubetto di dentifricio, Sì. quante di queste microsfere ci sono? Tre, Allora, secondo una, uno studio due. delle Nazioni Unite, lì, in molti prodotti l'involucro di un dentifricio è pari alla quantità di microgranuli dentro il dentifricio. Cioè, Cioè, io sto mangiando il il contenitore? tubetto, sì. Sto mangiando il Vabbè, spero contenitore che che è non buono, no? ingerisci tutto il Niente male. dentifricio. Niente male. Oh, allora, se io questa Niente cosa non la male. voglio più fare, Ci facciamo il dentifricio e fatto in casa. facciamolo. Allora, io parto da dell'argilla verde ventilata per uso interno, è quella che si può L'argilla anche. verde E si ventilata, dice dove la così, in compro? erboristeria, In facile, facile, erboristeria, comodo, sì. comodo. Ne ho messo 4 cucchiaini, aggiungo solo un cucchiaino, non di più, di bicarbonato per rinfrescare il pH e per igienizzare. L'argilla ha un'azione pulente in modo naturale, in India si usa da tantissimi anni. Aggiungo però anche dei chiodi di garofano, no? I nonni lo usavano quando c'era un Vuoi non problema alle usare dei giornie. chiodi di Ma garofano, certo. maesano? Io uso la limucina. Vedi, io Ecco. scopro sempre delle cose con i miei Infatti sono ospiti. tritati quelli, non sono Sono tritati interi. Sì. perfettamente, altrimenti diventano microgranuli Esatto. fastidiosi. Quindi. Infatti pensavo a quello. Qui invece abbiamo della salvia e del timo che sono ottime per lenire le gengive. Io metto qui dentro, ho fatto un dentifricio in polvere che si usa semplicemente su uno spazzolino, ti vorrei far vedere il mio spazzolino in bambù. Ma potevamo fare altrimenti, Ovviamente, certo. ovviamente, semplicemente inumidito e facciamo cadere un pochino di questo dentifricio in polvere qui sopra, che ovviamente si attacca se le setole sono bagnate. Se lo vogliamo invece in gel, possiamo aggiungere del gel d'aloe, di aloe vera, che è un prodotto eccezionale e chi ha problemi di gengiva, basta fare una piccola applicazione di aloe E e quello sì, già è ci rimette al cicatrizzante e mondo. lenitivo. E No, la cosa che voglio mangolando. sapere è, io ho fatto questa cosa qua, e quanto dura, quanto tempo la posso Allora, tenere? dura tantissimo. Io aggiungo anche circa 15 gocce di olio essenziale di menta per rinfrescare, anche per conservare più a Io lungo. ve lo farò sapere, perché adesso vado a sperimentare, però dovete fidarvi della mia parola, ci vediamo domani. Grazie. Grazie.